Siamo nell'intervallo, non mi è piaciuta la regina, vediamo queste ragazze che lavorano. Eh? Per favore. Non volete io parlare. Ho il cuore che mi sta uscendo. Cioè, è meno male, usi della Croce Rossa e voi dovete stare bene. Noi non possiamo parlare ai microfoni. Non potete parlare ai microfoni. No, ma io chiedevo a me stesso, come mai non stiamo giocando bene? Eppure è una partita che possiamo vincere questa. Stiamo giocando bene. Stiamo giocando bene. Giochiamo. L'importante è che segniamo adesso. Ecco, come mai non stiamo giocando benissimo? Non ho visto la partita perché ero impegnato ad altro. Certo. Lei non può vederla. Perché non può vedere la partita. Lei sta lavorando. Giusto. Vediamo di no. Fate un'opera buona voi. Va bene. Però. Andiamo a vincere oggi. Senza, speriamo di sì, dobbiamo vincere. Vabbè, se segniamo glielo dico, visto che lei non l'ha. Stiamo giocando male. Ma che so, è da gennaio. Secondo me adesso vinciamo perché la canzone è bella. Secondo me vinciamo. Speriamo di fare i playoff almeno. Noi vogliamo andare ai playoff! Anche noi! Vogliamo andare in Serie A! Ma come andate? Come? Cucero? Dobbiamo avere la grinta! Ma come andate? Segniamo o no? Cioè mando vai a casa allora. Ma guarda no, non lo so. No. Che stavi dicendo? No, gli stavo dicendo lui poco fa la canzone che si sentiva, che eri tu che la cantava. Sì, non la sai. Non la sai perché sei piccolo. Questa l'ho scritta nel 1930. Ah, 30? Sì. Certo. Dai. Segniamo, a che ora segniamo? Dai, diglielo, segniamo. 60. 65. Perfetto, ok, virgo che te grio, ciao. Ciao, salutate. Ciao. Andiamo ai playoff. Sì, sì, ciao. E come imo, a massignari. Sì, fa con Selec, fa con Selec. Va bene, Selec, va bene. Secondo me Pierozzi. Hernani. Ciao, ciao. E speriamo. Tuo primo tempo, cioè, ma com'è un primo tempo? Speriamo bene veramente, parimo disgraziato, parimo povero Cristo, sì, ma povero disgraziato. Come pacci, sì. Come pacci, va bene, dai. Mi telefonano per i risultati. Sì, ci vorrai, mai sai, i finali. Spalle vince. Oh Enzo, dimmi. A posto. Buona birra. Ciao caro, no, grazie, ciao. Alla fine del primo, ma voi non fate uscire le persone, cioè se uno vuole andare via voi non le... Certo, non lo... che la possiamo sequestrare. Certo. Quindi se io volessi uscire era pace, ora segniamo, ora facciamo il gol, ma veramente. Andiamo a vedere il secondo tempo, dai.
poteva segnare un momento migliore. Sì, bello, però il sembrava da uno pareggio. Ma facevo compleanno. Cui? Canotto. Canotto facevo compleanno. Ma segnavo Canotto? Canotto, sì. Urin... segnavo pure Canotto. Canotto e Canotto. Dai, dai, ma cosa a 30 ore? Ma un di a Bolzano, io mi potevo. E che ti mi fare? Non si presenta. Face freddo. Uso il terrore non si presenta. No, a un danno a giro. Anche il bar lì. Un bar non si presenta qua. Dico io a un danno a giri ora, cioè dove dobbiamo andare i playoff? Ma ero pronto per i playoff. Come partivo? Ho portato fortuna io, perché non sono venuta mai al campo. Dopo tanti anni sono venuta per... Venite la prossima volta. Ah, sì? Facete un biglietto per sopra. Va bene. Grazie. Vi saluto, vi saluto. Arrivederci, arrivederci. Ma un damagiri ora. Cioè, io volevo festeggiare una bella salvezza. Siamo felici per questa promozione. Sì, ormai c'è una Speriamo che ci incontriamo adesso col bar in finale. No, in finale? In finale. A Nagiri in finale. Ormai vincevo, ormai. Ciao. Scusate, sto entrando adesso all'ufficio a Reggio. Cosa ha fatto la Reggio? Ma forse abbiamo vinto! Trasimmo! Eravamo pronti, ormai era finita. Ora magira Bolzano. Maria, che è lontano, però andiamo. Da comprare. Sì. No, adesso viene il bello. Contestiamo, bello. Contestazione. Adesso viene il bello, dai. Ma guarda bello, e mai va a curcare. Ce lo prendiamo con bello questa qualificazione. Ma dai. Ce la facciamo venire là sul campo. Va buono. Da sicca a Bolzano, ma potevo mio cuore che sta a Catanzaro. Aspetta che c'è l'affetto che mi sta intervistando a in diretta. No, io sto parlando, dico è proprio a Bolzano. Ma io allora vuoi sapere una cosa, Alfredo? Sì. La differenza l'ha fatta Gori. È vero, oggi sì, bellissima vittoria. E adesso ora che fai? Cioè ora che fai? Ora? Cioè ora siamo tutti di a casa con te. E ora diciamo chi playoff. Io penso che un punto a Baro pigliamo. Sì, e non Doruno. Buonasera, grazie. Buonasera. Grazie. Grazie, meno male. Ascolta, hai visto? Hai portato buon auspici. Meno male. Quando la vedo? Quando? La vedo. Ora io torugna telecamera e ti vira. Ciao. Mamma mia, che soddisfazione. Una soddisfazione immensa, vabbè. Io devo fare 57 anni. Sì. E un'emozione così non l'avevo mai vissuta. Meno male. Credimi. È troppo bello. Ciao. Abbiamo vinto. No, perché? No, non vincimmo. Cioè, non l'hanno omologato il risultato. C'è il morbo. Orazio, mi hai detto che avresti parlato dopo. Sì, certo, adesso. Che partita è stata? Sì, una bella gara. Tutte e due le squadre. Tutte e due. Parte il coro che fa. Pensa, no, il mister sta parlando. Orazio. Tutte e due le squadre volevano vincere. Si sono affrontate a viso aperto e non si sono risparmiati. Alla fine Gigi Canotto ha trovato la via del gol alla Regina in una bella splendida azione, malgrado il vento complice, la proprio complice ecco, del questo vento secondo lei l'ha mandato la FIGC? No, l'ha mandato il Padre Eterno, non la FIGC. No, con questo vento palla bassa, cambiava le traiettorie continuamente vabbè, comunque ce l'abbiamo fatto lo stesso. Pleo. Adesso andiamo a Bolzano. A Bolzano, diciamo.
una partita per volta. Tutte le partite sono dure, non sono facili. Li affrontiamo, li affrontiamo. Affrontiamo. Grazie Orazio. Un abbraccio. Lei è andato al cinema, naturalmente. Scusate, tutta questa confusione? No, Rucino, ma stanno uscendo, sì. Al cinema, lei è andata al cinema? Sì, c'erano cinque dita di violenza. Garate, Gen. Arrivederci, Bruce, signore. Salve. Arrivederci. Ciao. Ciao ragazzi. Salve. Ciao Vincibo, cioè no, cioè, sarbammo. Ma voleva curcare, lì si va il mavurco, ma sarba, invece no. Ma se mi sembra tua canzone a prima di primo tempo, mo Vincibo. Perché che disse? Parlavo male, Perché parlavo male? Bene, caro, rimmello un ta faccia. Da onde va? Parlavo male. Te la faccio unire. Aspetta, c'è qua, ti saluta? Ciccio Lillo, quello delle figurine. Ciao, quello delle figurine. Chi è? Quello là, il Ciccio Lillo, quello delle figurine da calcio. Comunque io ti saluto. Ci conosciamo, sì. Auspicio. Ciao, buonasera. È stata una bella gara, ma a onde? No, a Roma. A Roma. E Taveristi? Guarda, noi qui, io non so chi tu stai dicendo, sto balbettando. Tu? Ma siamo con... adesso inizierà il nuovo campionato, forse. No, cominciare in Roma, mi dice così. Noi siamo andati là, vediamo. Ce la giochiamo, grazie. Ciao. Non cominciate come ci arrivati, che lei non vuole mandare lei a Bolzano. No, ci andiamo solamente. Alfredo dice che ieri costa 200 euro a partire. Vediamo da Catania se costano di meno e ci andremo. Stavamo guardando i biglietti. Cioè si stanno organizzando con Bolzano. Ciao ragazzi. Ciao, è Sunati. E se tira canotto, e gol! L'ho intervistata prima della partita, lei che ama il Pisa, io le ho detto... Che se il Pisa perdeva... No, se, io ti dissi che a Spal... Vinceva. A Pisa. Buonasera. Buonasera, allora. Una serata ventosa. Una serata ventosa, ecco, parliamo di questo Pisa, il Pisa che sicuramente... Tu sei contro Pisa, no? Perché sei... No, li amo particolarmente. Non li ami. Ecco, il Pisa dovrebbe vincere oggi. Lo sai che il Pisa perderà in casa? Guarda, se con la Spal. Una cena. Se... Allora, è qui. Allora, Pisa Spal. Abbiamo... Io gli ho detto che perde in casa con la Spal e mi offre una cena, giusto? Sì, sì, confermo. Se succede, va bene, ok. Vado a lavorare, va bene. Ciao. Va bene, grazie Valentina, vai a lavorare. Ma io siccome mi piace. Mi hai detto, io sono scaramantica, allora ho detto di sì. E va bene, godo. Quindi... Godiamo. Va bene. Ragazzi, la stampa che conta. Aspetta, chiamami in diretto. Sì. Chiamalo il dottore Zimbalatti, allora. Dottore Zimbalatti. Mettilo in amplificazione, ma sicuramente starà facendo festa e non... È capace. Dottore, sono con Alfredo, Dottore, avrei voluto intervistarla, dottore. Come? Avrei voluto intervistarla stasera. E senza voce, Alfredo. Ah, guarda, non ti avevo conosciuto, Alfredo. Ti ho mandato il discorso a Eva Giumbo, sì. Il pronostico di mio nipote. Puttana, un giovane, no, a me, dottore, mi serve una pinnola, ma mi ripiglio capucci, perché dopo domani io devo cantare a birri basta, ogni domenica io canto. A disposizione, vediamo tutto. Va bene, tornerà la voce. Che bella regina, dottore. Sai che ci scrivia, guarda... il tuo Facebook che ci scrivia o Palermo e o Bari, sì, e ci scrivia Forza Palermo che sola però era Lager, non ero voi, dottore, perché ricordiamo voi a Eden Hager in tuo profilo. Ma chi ha tuo profilo? Che è un pezzo che se mi di Palermo dare detto un burrito. Grazie, vi saluto. La stampa che conta. No, l'ho visto esultare. Alfredo, sì. Auspici, e lo sto mettendo in guardia, perché Antonio Nucera
quando segna la regina e quando vince non lo può fare per Sky, ma per noi lo può fare. Per noi lo può fare, io purtroppo per lui l'ho inquadrato quando ha segnato la regina e esultava. E quindi e se questa immagine la mando in onda, un rovino perché insomma vabbè, ma è stato un gesto istintivo. Ma tu hai esultato? No. No, 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 esultato e ho perso la voce. Io voglio sapere come un canto roba umano. Ecco, io vorrei sapere, però tornerà la voce. Tornerà. L'importante era esultare in quel momento perché non ci speravamo più, ma forse ci speravamo. Alla fine se l'ha inventato Gigi Canotto quel gol. No, ma sai, cioè, di solito il gol lo aspetti, te lo aspetti, quindi quando gridi è sempre spontaneo alla fine. Ma questo è stato ancora di più. Non tu aspettavi più, e quindi. Oltretutto è stato un gol importantissimo che ci porta a Bolzano. Ecco, noi eravamo, io stavo pensando ora vai a casa e mi curpo, invece quel gol mi ha proiettato a Bolzano. Ma qua lo posso dire, io a Filippo Rosaggio, che è uno di Reggio, che vive a Bolzano, che lavora a Bolzano, io dissi all'epoca, guarda che ci vedremo per i playoff qui a Bolzano. Non è male, comunque io devo dire una cosa, secondo me è l'avversaria migliore che poteva capitarci. Perché... Intanto è questa avversaria e questa ci prendiamo. Certo. No, va bene così. Intanto abbiamo tanti amici a Bolzano, a Trento, e quindi possiamo pure andare a passare una giornata pure a 31 sì bravo Rocco. Canotto con musica mentre gli zoccoli chi dà fine. Salve direttore, veniva a scuola con me e io ma eri più bravo tu o io? Non lo so, no, lo dobbiamo chiedere a bravo, era bravo. Segnare così, vincere così in questo stadio con queste emozioni che ci sono state, non lo so che dirti, parla tu. No, io come ho detto prima c'è un'emozione dentro di me incredibile, perché se mi ricordo da piccolino sono nato qua io, e dando questa grande gioia ai tifosi oggi penso che ho dato e abbiamo dato un grande regalo alla città, e questo ti fa capire che noi ci siamo sempre stati, e la città ci deve dare una grossa mano perché andiamo a Bolzano e dobbiamo andare col 12° uomo in campo anche. Cioè ci credete e volete continuare? Ci crediamo, noi andiamo lì per vincere. Senti, come ti sei inventato questo? Veramente bellissimo, alla tua maniera, perché... Ma guarda, me ne sono mangiati due. Più che mangiati, uno è stato bravo Leali, il secondo sbagliato. Però dentro di me non bisogna mai mollare, nella vita ho imparato questo. E sono contento, sono felice, perché ce lo siamo meritati a partire dalla società, dalla squadra, e da tutti. Tutti quanti insieme ci siamo meritati questo grande obiettivo. Sapete che fa il compleanno oggi? Mi sono fatto il compleanno e poi è un calabrese, fatemelo dire dal profondo del cuore. Luigino Canotto è veramente un ragazzo straordinario. Quando è entrato in campo ho detto a Felice Saladini vinciamo la partita, ed è stato così. Lui interpreta veramente la voglia di riuscire nel risultato. Oggi siamo felici per lui, per il tecnico, per tutti. C'è stata grande tensione ovviamente perché sono stati mesi difficili, ma loro non hanno mai tradito, sono state delle persone straordinarie e fantastiche. Ma fatemi spendere due parole per lui, per Luigino, che ha sempre dato tutto anche quando era in panchina, e noi calabresi ci dobbiamo ricordare di queste persone. Tutti i giocatori sono stati bravissimi, dal direttore sportivo, l'allenatore, però noi che viviamo la società con il nostro senso dell'onestà, della calabresità, oggi veder segnare Luigi Canotto, vi confesso che io e Saladini ci siamo commossi veramente tanto. Grazie Presidente. Ci siamo commossi tutti, Gigi. Sì. Sono emozionato. Allora, io questo è un regalo che ho fatto a tutti quanti. Bravo, complimenti. Grazie. Gigi, grazie. Però Gigi, una cosa al volo, l'ultimo, cioè sì. Non ti senti un po'. Ma che... me lo saluti a Barchetta. No, sì, tu saluto, però voglio dire, non ti senti un po'. Ma una domanda. E che domanda? Una domanda, se si sente in colpa perché mi ha fatto gridare, ho perso la voce e dopo rumano e cantare. Minchia, come facciamo? E che sa, ci viene accanto con mia? Ci facciamo la canzone, però deve venire pure il Barchetta. Ah, va bene, certo, se vuole venire bene. Ciao ragazzi.
Allora, sì, andiamo con... Andiamo dentro. Non è male, non è male. Stasera la possiamo cantare. Stasera la possiamo cantare. Sì, sì, il sogno rimane quello. Rimane quello. Fai il compleanno. Pure oggi. Ma che compleanno? Andiamo in sala stampa. È il patrono della regina, quindi dovrebbe essere questa la conferenza stampa. Sta mandando Felice Salatina e Marcello Cardona prima di Canotto, e quindi diamo la linea alla sala stampa perché c'è la conferenza. Se vuoi andare a andare, noi ce la siamo. Tu vuoi che io vada, io vada. E io gliel'ho detto al mister, gli ho detto io complimenti, lui mi ha risposto complimenti. A Fungia, ecco, l'ha detto così, ecco, però i complimenti sono doverosi perché è una bella squadra la scuola. E quello è il grande rammarico, perché a Diade che i complimenti hanno fatti alla regina, perché i 55 punti li ha fatti sul campo, poi dopo lasciamo stare il resto, ma ha fatto più punti di noi. Però noi logico che ci credevamo e volevamo sfruttare al massimo questa opportunità. Poi sono queste partite che alla fine tutti vogliono vincere, le squadre si allungano e può capitare da una parte all'altra. È capitata la Regina, complimenti a loro. Alla fine Regina Ascoli è stato un pre-playoff, perché chi vinceva poi alla fine accedeva. Ecco, voi purtroppo per voi non siete andati. Ecco, che ruolo può svolgere la Regina? Ma la Regina è stata una squadra che è andata a due velocità, un tipo di squadra in giornata d'andata, un tipo di squadra in giornata di ritorno. Se trova quella continuità, quella anche sicurezza che è andata, logico che può far bene con tutti, i playoff sono particolari, ci sono tante squadre forti, penso al Parma, penso al Cagliari, penso al Bari che ha fatto un campionato importante, però la Regina credo che se uno guarda appunto i punti sul campo è là e quindi assieme alle altre se la gioca. Vabbè, mister, io ti faccio in bocca al lupo per la vita, nonostante lo scudetto che insomma è uno scudetto bello, io la vedo sempre in amaranto. Presidente, allora alla luce della classifica cioè, non ci hanno fatto niente questi 5 punti. No, lo dicevamo prima, adesso dobbiamo finire di parlare di punti, partite perse, cose. Io credo che si è fatto un percorso incredibile, straordinario, con grande dignità, con grande senso di voglia di far bene. Insomma, c'è poco da commentare, siamo contenti per il team, per l'allenatore, per i giocatori, per tutti, per i giornalisti. Però io voglio dire una cosa sola, lo dico ad uno molto attento, bisogna solo sfogliare l'album del tempo e andare a 365 giorni fa, dove era la regina e che cosa stava per succedere. Questo bisogna partire da lì per poi capire quello che si è fatto. Lo rubo per un brindisi. Sì, sì, prego. Lo rubo per un brindisi. Perché a Brindisi? Si chiama Bolzano, perché a Brindisi? A Bolzano, non è che si chiama Bolzano. Bolzano. Ma chi era Bolzano? Si chiama Bolzano, su due trolli. Fanno prima un Brindisi. Allora, questa gente qui che mi rovina, io sto Bolzano, facendo una cosa... Su due trolli. A su due trolli. Che si chiama Bolzano? Sentitino. Gente che mi circonda, che è ignorante, gente ignorante che mi circonda. Sì, siamo più rilassati e ho visto visibilmente emozionato il maestro Cidra. Bella vittoria, bella vittoria. Caro mio, non lo so se questo è il terzo o il quarto spareggio. Ora mi piacerebbe sentire, e lo sentirò sicuramente, cosa dirà quel signor Riggio. Il signor Riggio domenica. Oh, e sì, infatti io sono convinto che lui telefonerà, ma poi lui mi deve spiegare l'inizio. Ma quella è una cosa che mi stuzzica. Vediamo domenica a tutti i figli di Bianca cosa dirà il signor Riggio. Vediamo. Dai, tutti a casa, via, la regina ha vinto, tutti contenti. Ma siamo ai playoff! È sempre un traguardo importante. Sì, e io come ho avuto modo di dire in sala stampa, almeno per noi dell'epoca,
ci paga un po' l'amarezza che abbiamo subito quella sera a Novara, quando a un minuto alla fine sul 2-2 e lì se noi andiamo allo spareggio col Padova, manco lo vediamo, infatti poi il Padova è stato battuto nettamente, quindi un'emozione fortissima, dai, sai, ci voleva però, ci voleva perché onestamente, certo negli ultimi minuti come il Righi. Sì, ci tremava. C'era una un restringimento. Sì, si è tutto ristretto. È una dilatazione, sì. Che era un gioco. Era un gioco, sì, un sì. Gioco. Tra restringimento e dilatazione, sì. E abbiamo. Vabbè, però l'abbiamo superata stavolta. Però c'è Eva, aggiungo che. Eva! Va via. Va bene, possiamo chiudere? No, sentiamo anche Eva. Sentiamo Eva, il maestro. Ti ha menzionato, adesso ti ha chiamato in causa. Immagina quello che abbiamo potuto dire noi due. Cosa certo. Avete detto? No, non lo voglio sapere, lo vedrò però. Praticamente alla fine si tremava. Si tremava un po'. Lui si tremava è una metafora. Una metafora in modo molto fine. Non bastasse, prima abbiamo detto altro. Vabbè, ma va bene, l'importante è il messaggio finale, che siamo nei playoff. Ora ce la giochiamo con il Südtirol. Pronunciamo bene Südtirol. Südtirol. Ecco, Südtirol. Bravo. Yeah, perché loro, attenzione che ci avvicina. E va bene, possiamo chiudere allora. Sì. Allora, da Eva. Menzioniamo prima perché da Eva Giumbo, dal maestro Gianni Cidro. La più cordiale buonanotte. Esatto. Buonanotte, forza regina. Bye bye. Buoni volare, è un pericolo alto bloccare. Sasso e Saviano tranquillizzarmi, spazzando via. E ho visto Diego rubare palla e poi gonfiarmi il cuore. E furia superare il vento e poi tagliarlo in due. Con gli occhi di mio padre ho visto Alai, Mumuco e Camozzi. L'ho visto piangere e ridere un sacco parlando di te. Le mani negli occhi o fuori, che fuma e corre come un bambino, o Postanzini che scatta e oramai non lo prendi più. O Ciccio Cozza che segna e sono io la capitale, o Bonazzoli che apre le ali e io volo nel mare. Sei tu. Sei tu. Ho visto Mesto e Modesto far decollare le mie paure, e poi Berardi a San Siro parare un incubo. E ho visto piangere l'Adriatico e ridere il Piemonte. Ho visto sogni realizzati grazie a te. Ma negli occhi o fuori, che fuma e corre come un bambino, ed ho Cirillo che corre da Roma e non lo prendono più, ed Amoruso che stoppa, si gira e poi gonfia il mio cuore. C'ho Giacchetta che spinge la gente, venite giù, con Catanese a Perugia che bacio la doppia bagnato, ed un Taipi che para, che segna e che vola lassù. Con Guerra e Mariotto, Scala e Colomba, Aglietti e Pasino, c'ho tutto un sole amaranto che mi parla di te. Sei tu. Ma
che scappa e oramai non lo prendi più. O Ciccio Corsa che segna e sono io la capitale. O Bonazzoli che apre le ali e io volo nel mare. O Nakamura che quando sorride non gli si vedono gli occhi. O Pirlo al cuore che quando gioca che musica. Sei tu.